quest'oggi, cari amici, vi porterò a Chernobyl, purtroppo solo virtualmente in un videogioco. Non ci sono andato nella realtà perché ci vorrei andare a fare un giro. E questo gioco è ambientato a Chernobyl, appunto, dove c'è stato un disastro nucleare, e sembrerebbe bello. Lo proviamo insieme. Eccomi in prossimità della centrale nucleare. Vedete, quello là è un mega sarcofago che è stato costruito per contenere le radiazioni, che noi lo vediamo qua nel videogioco, ma c'è nella realtà. Ci stiamo intrufolando io e altri compagni, che sono però in un altro punto. Allora, l'obiettivo è segnato dalla bussola in alto. Oh, la vedo gente. E dobbiamo quindi vedere di schivarla. Cerchiamo di schivarla. Tatiana è la voce che sentiamo nel cervello. Qua non c'è modo di passare. Dobbiamo camminare e nasconderci in questo caso. Riuscire a passare un po' stando modalità stealth. Là c'è il tipo, spostati. Op. Ancora là. Elevati, elevati. Vieni di qua, vieni di qua, vieni di qua. Qua c'è un altro. Ciao, e dove cacchio vado adesso? Per forza mi hanno visto, dovevo nascondermi. Cosa gli rispondo? Proviamo a usare la... Facciamo un po' i duri, ma sicuramente... Ah, che fortuna, ha funzionato. Quello era il mio compagno. Non le posso raccogliere, mi serve bioniche disabler. Ah, minchia, pensavo fosse un nemico. Ok, Oliver. Oh. Questi logicamente sono i compagni Igor. Quindi dobbiamo tenere sott'occhio le radiazioni, giustamente. Taxi, конечно, но не катастрофа. Мы в безопасности. Больше нигде не безопасно. Questa è la voce nel cervello che dice non sei più. Sicuro, al sicuro. Ah, dalla fogna dobbiamo passare. Speriamo di non trovare troppa puzza. Ma tanto abbiamo le maschere antigas. Ah, Olivier. Non Oliver.
Oppala. Sembrerebbe che non ci sia tanta puzza. Beh, c'è poca gente, quindi poche volte vanno al bagno. Accendiamo un po' di luce. Un minerale nella stanza del reattore. Qua mi sa che sono immagini flash del momento del disastro. Bellissimo. Pum, e ritorniamo nella realtà. Quindi lui ha dei flash, il nostro personaggio, del momento del disastro. Guardate i muri come sono scrostati, sembrano i muri delle esplorazioni urbane che vado a fare nel mondo reale. Prendi la guardia sulla sinistra. Dai. Lacrime e la pioggia. Ma dove sono le guardie? Possibile che quello non mi veda arrivare. Quindi crack, e di là l'hanno fatto gli altri invece sull'altra guardia. Crepa. Forse sono addormentato. Schiacciamo qualche tastino? Direi di no, prima di saltare per aria. Proseguiamo. Chissà cosa sono ste cisterne. Bellissimo. La control room del reattore. Madonna, uguale. Non so se avete visto la serie TV. Uguale. Vediamo. Ma che quante lucine. Хорошо, Игорь. Какой у нас план? Выломать терминал и проверить, работает ли кнопка AZ5. Dobbiamo hackerare il terminale. Bellissima. Mi verrebbe voglia di schiacciare tutti i tastini e girare i pomelli. Allora, dov'è che qua dobbiamo hackerare? Vediamo un po' qua. Vediamo di non combinare danni. Con attenzione, mi raccomando, con attenzione, che siamo in una centrale nucleare. Quindi non fare a caso come farei io. La voce che dice, di Tatiana, che dice non farlo. Non farlo. Dice, ma con chi stai parlando? Trova una scusa. Ho sentito Tatiana o premi un bottone? Allora, se dico ho sentito Tatiana, mi dice sei scemo. Trova una scusa, mi dice senti, vedi di farlo. Dai. Andiamo subito al dunque.
болезненные воспоминания. Ты в порядке? Stai bene, sì sì, da 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 da, vuol dire sì sì. Dai, insomma, tanto saremmo arrivati. Premiamo. Giriamo il pomello. Ah, bello, questo suono è confortevole. Salutiamo la control room. E quindi, dai, vai. Dervali, apri la porta. Cioè, è possibile che non ci sia in giro nessuno? Un altro flash. Qua dice, compagni, non spaventatevi, è solo un piccolo guasto, tutto sotto controllo. Dice che c'è stata una nube radioattiva, metà Europa è contaminata. Guarda cosa mi hanno fatto, le radiazioni alle mani. Andiamo, oh, torniamo nella realtà e continuiamo. Cos'è sta cosa? Cioè, tutto verde fluorescente, fumi verdi, non è che dobbiamo andarci proprio vicino così, eh. Voglio stare qui da solo nelle tenebre. Infatti guardate il prendiamo la cernobilite, questo nuovo materiale che si è formato così senza guanti, tranquillo proprio, ma non succede niente, eh? Ah, però vabbè, al contatore Geiger dice che non è radioattiva. Ah, questo aggeggio crea, vabbè, qualcosa nel continuum spazio-temporale, qualcosa del genere. Ah, quindi inseriamo la cernobilite nel... apre un portale. E chi sei, il Dottor Strange? Infatti, sembra come un super cattivo del... Sembri come un super cattivo di un film. Dice che la sua fidanzata è sparita 3 anni prima proprio qui. E forse... sì, adesso. Ha qualcuno che è capace di usare sti portali, ste cose. Oh minchia. Non è sempre lui dal futuro, da un'altra dimensione? No, non penso. Ah, ecco, scappano dal portale. Wow. Ecco, dove ci troviamo? In una specie di dimensione parallela, qualcosa del genere. Ok, siamo su questi corridoi. Andiamo giù. Ok, non vorrei mai cadere giù. Ah, no, ma non si può cadere. Ok. Vabbè, continuiamo in questo lungo corridoio. Zima была такой долгой, холодной. Con una visione di Tatiana. Я ненавидела этот город. L'inverno è lungo, il freddo. Sono qua da sola. Эти долгие, долгие часы и дни разлуки. Così lontano da te. Сейчас легко вспоминать, как я пережила ее. Vabbè, dai, andiamo avanti. Corriamo. Si apre un portale, sì. Quindi la cernobilite è quel materiale che si è formato con la fusione del eccetera eccetera del reattore, che è inserito in queste pistole spazio qualcosa. Ci permettono di aprire questi portali che non so bene cosa succede.
Ha ucciso Anton, lo so, il balordo. E saltiamo. Cosa cacchio è successo? Non ho idea, ma è capace di teletrasportarsi. Vabbè, dai, andiamo avanti. Abbiamo capito. Merda. Detto merda. Circa. C'è un'uscita? C'è pure il braccio rotto. Bene. Cioè, ma troveremo anche noi la strada. Tu stai lì, eccolo, nonna di non lo so cosa si è fatta. Ecco qua un altro. Cosa c'è? Un bosco dall'altra parte? Ok, giorno 1. Allora, abbiamo la bussoletta che ci dice dove andare. E che succede lì? Ah, uno dei soliti ricordi, sì. Ma se vado dentro qua mi faccio male? Salgono un po' le radiazioni, forse bisogna cercare di evitare. Certo che trovarsi in un ambiente così non deve essere tanto bello, tutto abbandonato. Accendiamo la luce, entriamo nel sottosuolo. E quello? E quello cos'era? Bellissimo. Paurosissimo. Vediamo di non andare nell'acqua che sarà radioattivissima. Hop hop. Su per la scaletta. Non sale su. Per forza deve salire su. Invece no, forse devo andare da questa parte. Vediamo, sì. Che succede? Ancora il tipo, l'ombra, lo spirito. E qua? Lì c'è ancora corrente, funziona? Ho capito, dobbiamo aprirne almeno una. Sono troppo radioattivo e non si apre. E quindi? Come cavolo ci passo? Bisogna trovare forse qualche oggetto. Eccolo qua. Allora, medicina antiradiazione. Adesso andiamo nell'inventario. Ce la usiamo. Le radiazioni sono scese e adesso quindi il macchinario ci lascia passare. Ok, perché non siamo più radioattivi. Quindi proseguiamo. Allora, mediante
questo aggeggio, cioè premendo il tasto destro ci mostra dove possiamo trovare oggetti. Ancora un po' di erbe ci sono, raccogliamole. Vabbè, vediamo. Se riusciamo, vediamo come funziona. Start crafting. Allora, ci siamo cotti. Ok, non abbiamo altre cose. Comunque, vediamo un po'. E beh, ci siamo riusciti a cucinare un po' di spinaci selvatici con cipollina, insomma una pozione per recuperare un po' di energia. Seguiamo. Oh, qui dice c'è un po' di radioattività, quindi vediamo se ci avviciniamo cosa succede. Eh sì, il contatore sale. Ero curioso. Ah, tra l'altro sul mio canale trovate anche un video dove parlo di materiali radioattivi e dove con un aggeggio tipo quello, non così fantascientifico, con un contatore Geiger vero, faccio vedere dei materiali, beh, insomma, abbastanza radioattivi ma non nocivi, non presi, non è la cernobilite, insomma. C'è qualcuno lì, vedo un piede che spunta. Ah beh, la password. Che password? Запомните одно слово. Это слишком для тебя. Ностальгия. Пароль ностальгия. Oh, se non me la ricordo, non me la ricordo la password. Allora, dov'è che vedo la mia energia là? Usiamoci la nostra pozioncina, ok. Il resto di energia ne abbiamo abbastanza, ci fai passare? Ok, guarda. Oh, allora. La voce di Tatiana ci dice che ha sognato di una piccola casetta nella foresta. Allora, intanto usiamo lo scanner qua. Qua non c'è una mazza. Quindi forse un motore smontato a 4 cilindri di una Watts. Che mi dici di tornare di qua? Dobbiamo andare a costruire qualcosa? Sì. Ma dove devo andare? Nella foresta a costruire? Qua cosa ho trovato? Dei funghetti? Oh, dei bei porcini. Lì non ci posso andare. Mi ricorda qualcosa. Altre robe da raccogliere e raccogliamole. Ah no, siamo al... Ma cosa riusciamo a costruire?
Ah no, lo possiamo piazzare. Ma probabilmente non l'abbiamo. Ah, questo sì. No. Bisogna, diciamo, craftarsi le risorse. Adesso però il radar non mi dice niente. Forse devo costruirmi una base. O forse sto sbagliando strada. Oh, guardate qua che bella vista che abbiamo. Un super panoramica, super panoramica. Ah no, qua mi dice guarda per preparare la missione, ma mi manca qualcosa da fare. Ho sentito una voce, eccola qua. C'è qualcuno qua? Ciao. Clic. Proviamo a usare la radio. Manca il microfono, ma vabbè. Carnata radio. Allora qualcuno c'è. Ci dobbiamo trovare, eccetera, eccetera. Trova il buco e saltaci dentro. Non farmi domande. Troviamoci. Vabbè, chi sei? Cosa sai? Dov'è lei? Merda. Merda, concludiamo con un merda. Ok, comunque non c'era il microfono, non so come ha fatto a parlare. Ci sono gli spinotti vuoti senza microfono. Ok, allora spostiamoci. È apparso il puntatore sul radar. No, probabilmente su di sopra. Ah, ecco qua, Olivier. Cosa stai andando a fare? Ho sentito la tua conversazione. Non puoi hackerare il server, eccetera, eccetera. Possiamo farlo in qualsiasi momento. Posso usare il mio manipolatore per creare un wormhole. Vabbè, ascoltiamo. No, cos'è che è? F. Oh, è sparita la fidanzata 4 anni fa. Vabbè, dai, saltiamo adesso, se no qua facciamo un video troppo lungo. Ok, grazie, mi ha dato una pistola. Se volessi... No, adesso come faccio? L'obiettivo, no, l'obiettivo forse me lo dà sempre qua. Ok, prendiamo. Possiamo scegliere l'obiettivo. Il rifugio. Ah, possiamo anche assegnare una missione al compagno. Ok, partiamo. No, allora io sono assegnato qua e questa a Olivier. Vediamo. Ok, Olivier ha fallito. Mi sono ritrovato direttamente qua. Tania, se è vero, ti prego, non fare zagadek.
О, я поделюсь едой со своими товарищами. Это хорошая мысль. Quindi, ma io come faccio a... no. Adesso proviamo, che tanto però siamo sempre qua. Allora, dice che durante il giorno possiamo fare gli upgrade alla base. Diamogli le medicine. Ne ho. Vediamo come fare a continuare, no? Ok, dobbiamo uscire dall'altro, mi sa, dall'altro lato. No, mi sto sbagliando io. Ho un'altra stanza. Ah, possiamo dormire forse per recuperare l'energia. E qua un vecchio proiettore. Vabbè, c'è Tatiana. Proviamo a dormire. Vediamo cosa succede. Ok, ce la siamo dormita. Di vedere ancora Tatiana non ce ne frega. Oh, piove. Che giornata di cacca. Будет сделано, синяя птица. Скоро получим документы. И что творит? Просто фачиндо. Voglio passare un po' all'azione, a vedere un po' se c'è da sparare, da far qualcosa. Ok, vediamo se riusciamo a trovare il portale giusto per la missione. Mi sono assegnato una missione e mi sono ritrovato qua. Vediamo di... Oh, eccolo lì, questa crepa spazio-temporale. Voglio uscire da questo mondo infradimensionale. Subspaziale. Allora, no, tanto non si può cadere. Mi era venuto già lo sbocco, perché cadere giù di lì chissà in che antri dimensionali subspaziali vado a finire. Ok, giorno 2, missione a l'occhio di mosca, che non so cosa sia. Ah, ci abbiamo anche il conto alla rovescia per la tempesta. Allà? Intanto vediamo se possiamo assegnarci, equipare. Là c'è un tipo. È un ricordo o un tipo vero?
Ah, non ricordo, non c'è in giro nessuno. Parti elettroniche. Quindi sarà l'obiettivo principale segnato nella mappa. Però di qua non ci posso andare, c'è il cartello. Infatti, comincia a farmi male. Là ci sono persone. Eh sì, quelle sì. C'è il tipo che sta dicendo: è venuto per me, è venuto per me. E le due guardie lo stanno, gli stanno intimando di non muoversi. Ma io forse posso sfruttare la situazione. Vediamo. Lo hanno ucciso. Vediamo se io riesco a passare senza farmi sgamare. Stando nelle siepi. Imboscato. Oh. Con quel Kalashnikov. Non vedermi. Imboschiamoci. Penso sia abbastanza lontano. Ok, mi rialzo. Allora, raccogliamo un po' di cose che poi ci servono. Altra guardia. Ogni tanto uso lo scanner per vedere se ci sono cose da raccogliere. Una bella casettina nel bosco radioattivo. No, non è proprio un bosco, ai confini del bosco radioattivo, con un bel giardino dove raccogliere pomodori e salvia radioattiva gigante, buonissima. Cesso dove andare a fare gli escrementi radioattivi, perché mi sto prendendo un sacco di radiazioni. Via 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 via. Dov'è il tipo? Che se no mi sgama. So che devo andare, mi sa, proprio di lì. Dov'è che è? I 100 metri più lunghi della mia vita. Attraversiamo. Tetto in amianto, in Eternit, vabbè, forse in mezzo alla radioattività quello è il minore dei problemi. Erbetta, medicinale, sostanze chimiche, raccogliamole, ci faremo un cocktail di sostanze chimiche. Oh, guardate, ma cos'è, un ricordo? Un manichino? Manichino, mi sembra pure. La missione mi dice che devo andare qua. Il radar. Si sentono voci sinistre. Provenienti da quella stanza. Vediamo come cavolo ci entro, però. Ah, è sparita. Era un ricordo, eppure le voci strane ci sono ancora. Entriamo. Sedie per l'attesa.
Accendiamo la torcia, che non si vede niente. Ricambi di un vecchio water. Scaffali metallici. Ecco qua, c'è qualcosa di utile da raccogliere. Un po' di carburante. Il carburante. Oh, che sbocco la bamboletta. Qua. Non ci capisco una mazza, non lo so, russo scritto. Foto di guerra. Allora, cominciamo a fare. Raccogliamo un po' di munizioni. Qua c'è un generatore in funzione. Parliamo come al solito con la radio senza microfono. Saltiamo un po' di roba, sennò qua diventa un po' lunga la situation. Vabbè, ma questa era la finestrella dove... Dove sembrava ci fosse una tipa. Scusa, ma... Mi dà qua la missione. Sia al piano superiore. C'era una scala per salire ancora. No, siamo all'ultimo piano. Carte elettriche. Abbiamo raccolto un po' di roba. Bella la bambolina con gli occhi luminosi verdi, è bellissima, tetra. Sei per caso la sorella di Chucky o la cuginetta di Annabelle? Oh, là c'è un altro tipo da schivare, logicamente proprio nella direzione dove devo andare io. Là ce n'è un altro e porca vacca. E porca vacca. Piove che Dio la manda. Forse mentre si distraggono a chiacchierare, io posso fare il giro dalla parte opposta. Vediamo. Riesco a passare così. Sì, pensavo fosse un gioco più di azione, invece no. Non è male, eh. C'è qualcuno vicinissimo. Non l'avevo visto. Mi ha visto, no? Porca vacca. E qui fermo dietro la siepe. È che ho paura di sparargli, perché se gli sparo probabilmente arrivano anche gli altri. Oh, se ne sta andando. Che fortuna. Quello non m'ha visto, è girato di là. Io sono entrato nella vostra base e vi ciulo il portatile. Uff.
Vabbè, dai. Facciamo velocemente. Che bel portatile militare super resistente agli urti. Dai, dai, che ci abbiamo anche il conto alla rovescia. Да ты что? Отступать некуда. У меня взрывчатка чуть ли не по всей зоне заложена. Я позабочусь о взрывах. Ok, dai. Proviamo alla distruzione, alla... distrazione tramite esplosivi. Nascondiamoci. Qua bisogna stare anche attenti perché c'è tutto ruggine e si rischia di prendere il tetano. Zac, siamo un attimo qua. Vediamo se non ho provato a fare una cosa. Vabbè, sembra un po' una ciofeca. Allora, vediamo di correre. In giro non c'è nessuno. Quindi forse almeno una missione sono riuscito a farla. Era di andare a recuperare. Qui prima non c'era mica gente. No, non sono nello stesso punto. Cos'era? Cos'era? Però senza il radar non riesco a capire dove sono le cose, quindi forse per adesso è meglio stare così. E qua? Se la porta è chiusa? Ah, beh, la apro. Sì, ma è pieno di gente lì. Sono i miei. Mica tanto. Ah, ecco. Deve averli distratti il mio socio, infatti. Ok. Si è rotto. Te pareva. Si vede che anche loro usano Windows. Windows 95. Non è che mi metto a leggere tutto in russo. Comunque, oh, siamo riusciti ad hackerare i server NAR. Adesso probabilmente c'è da tornare. Oh, benissimo. Possiamo usare il generatore di portale. Il robo con la Chernobylite sarà. Portal generator F. Che figata. Ed eccoci di ritorno alla base. Quindi abbiamo visto un po' come funziona. Ok ragazzi, abbiamo visto un po' come funziona questo gioco, che è ancora in accesso anticipato su Steam, quindi non è ancora proprio completo.
eccolo qua. No, forse già no, infatti gioco in accesso anticipato, infatti mi sembrava. E quindi questo gioco è in fase di sviluppo, però sembra già abbastanza carino, costicchia, perché 25 euro costicchia. E vediamo la descrizione, un po' di notifiche, vi faccio vedere. Eccoci qua. Qua racconta un po' nel video la storia che nell'86 esplosa la centrale e adesso invece quando è ambientato il nostro gioco. Carino, carino. Vedete l'esplosione dell'86? Questa l'avete vista nella serie TV magari. Però io mi ricordo quando è successo, perché non ci facevano uscire, un po' come adesso non ci facevano andare in cortile, così. Niente, dai, sembra carino il gioco. Ripeto, 25 euro costicchia. Comunque possiamo aspettare che esca la versione definitiva, quella completa. Non male comunque, dai, promette bene come giochino. Ciao a tutti e al prossimo video. Se il video ti è piaciuto, mettimi un like e iscriviti al canale attivando la campanellina per restare sempre aggiornato sulle mie nuove uscite. Ciao!